Eccomi, scusate. Non so chi sia entrato nel frattempo. In ogni caso, buonasera a tutti. Mi sentite? Scrivete in chat se mi sentite, solo vocale. La storia è che quella che passeremo al report, su cui andrà una truppa a fare il servizio. È che Tommaso è uno che scrive 6 libri l'anno. Io non ho idea di come faccia, o meglio, ho idea di come faccia, nel senso che lui possiede un capannone di 70 metri quadri a Cancello Arnone, che è uno dei posti più belli dell'Interland napoletano, in cui ha racchiuso 50 studenti che dormono in stanze da 7 persone ubrandine e che devono scrivere libri per 17 ore al giorno, mangiando spaghetti cinesi. E lui ha preso praticamente il modello di Prato e lo ha riportato nell'editoria. Le condizioni in cui vive questa gente sono assolutamente disumane. E da qui il servizio di report, e gli devono consegnare 80 libri l'anno, di cui poi ne sceglie 6. E quindi state parlando con un autore che è prolifico, ma col trucco. Detto questo, mi permetto di dirlo perché voglio bene a Tommaso, gli lascio completamente la parola e poi mi farò punire dopo il servizio di report, ma facciamo così. Intanto, Tommaso, a te, parti, leggi la chat, la leggo anch'io, se capita qualcosa che ti perdi perché magari stai parlando, il resto ti do un colpo, ok? Sì. Vai. Allora, io innanzitutto ti ringrazio per la presentazione, hai svelato uno dei miei segreti, quindi ormai tutti sapranno come faccio e soprattutto, vabbè, siamo in un periodo di metodi, ecco, non convenzionali, alla Muccioli, quindi, oddio, la cosa che hai detto metterà sicuramente in allarme molte persone, quindi voglio tranquillizzare tutti. Il capannone è puramente virtuale, c'è però su Second Life, quindi in realtà non scrivo così tanto, scrivo il giusto per divertirmi. Io ho sempre pensato ai testi come a strumenti, quindi non mi sono mai soffermato tantissimo sui testi, proprio perché li utilizzavo come strumenti da dedicare a un obiettivo, un target preciso. E infatti il testo sul quale oggi ci concentriamo, cioè il famoso per me Libretto Rosso, testo La filosofia spiegata con le serie TV, è il risultato di un'attività, mi è servito per fare qualcosa, così un po' tutti gli altri miei testi. Io non ho mai composto la cosiddetta grande opera, anche perché non ho mai pensato a fare un'opera. Ho sempre pensato a fare dei promemoria, a fare un po' degli archivi, delle cose che facevo, delle cose di cui mi occupavo. Questo per la prima volta, parlo della filosofia spiegata con le serie TV e anche degli altri testi che sono arrivati un po' dopo e che hanno completato un po' l'operazione, cioè quella di proporre sulla scena filosofica una sorta di dialogo con i ragazzi all'interno di un testo di filosofia. Questo mi piaceva moltissimo e infatti l'ho riproposto anche nei testi successivi dedicati, uno a una serie TV cult, cioè Trono di Spade, e l'altro agli anni Ottanta, che, vabbè, inutile dirlo, sono un po' il focus culturale di indagine preferito un po' di questi anni. Da tutti i punti di vista, anche i prodotti culturali, ecco, come serie TV, documentari, ruotano un po' intorno a quegli anni. E io l'ho utilizzato in focus sugli anni 80 come dialogo a scuola con i miei ragazzi. Quindi, ecco, è finito in un altro testo
che registrava quell'attività fatta con i ragazzi. Il testo sul toro di spade, stessa cosa, registra un'esperienza con i miei studenti e così anche ovviamente il primo della serie, cioè la filosofia spiegata con le serie TV. Parlo di ragazzi, intendendo ragazzi di scuola superiore, perché mi sono trovato a vivere un'esperienza particolare che in realtà consiglio a molti incardinati universitari, cioè quello di abbandonare per qualche anno la loro attività all'università e di ritornare a scuola, tornare in una scuola superiore ecco, io l'ho fatto per 5 anni, e di mettere un po' in pratica quello che predicano all'università, quello su cui hanno studiato, vedere un po' adesso come sono cambiate le cose, anche perché io ho fatto esattamente questa esperienza, mi sono, ecco così, licenziato dall'Accademia di Belle Arti di Lecce per prendere il posto a scuola, il famosissimo posto a scuola. Ho fatto il concorso Profumo. Perché ho fatto una cosa del genere? Ovviamente a questo possiamo dedicare un altro incontro perché è troppo lungo, ma assumiamolo come dato di fatto. Io dall'Accademia di Belle Arti, quindi da Italia, sono arrivato a insegnare in una scuola superiore e mi sono trovato in grandissima difficoltà. Lo dico proprio perché, secondo me, oggi un mio omologo all'università, se va a insegnare in una scuola superiore, soprattutto la mia disciplina, cioè filosofia, si troverà in grandissima difficoltà, proprio perché sono cambiate tante cose rispetto a le mie prime esperienze. Io da giovanissimo, 4-25 anni, ho cominciato a fare delle supplenze a scuola. Avevo questo ricordo quasi idilliaco dell'esperienza della supplenza in una scuola superiore. Quindi, quando ho detto vabbè, anche per avvicinarmi un po' a casa, ho detto ok, adesso me ne vado a scuola. E quando l'ho fatto, poi diciamo 2 settimane dopo me ne sono pentito, volevo scappare. Non è una cosa che ho raccontato anche nei testi successivi, per esempio racconto nel testo sul Trono di Spade. Basta prendere il mio profilo Facebook e vi rendete conto che nei mesi tra settembre, ottobre, novembre 2015 io ero disperato, chiedevo aiuto, dicevo salvatemi, c'è qualcuno di un'università privata che mi dà un contratto, me ne voglio andare, me ne voglio scappare, non ce la faccio più, questi ragazzi. Poi in realtà la colpa non è mai stata dei ragazzi, ma un po' tutto quello che è accaduto intorno. È arrivato nel 2015 in piena entrata in vigore della cosiddetta legge 107, quindi disastro totale. Però ecco, avevo visto che erano cambiate anche altre cose in positivo. Per esempio, nelle aule avevo trovato la LIM, per me era una novità assoluta. Ecco, io mancavo dalla scuola da più di 10 anni e in 10 anni era arrivata la LIM, erano arrivate tante cose, però all'inizio io non cerco di unire, ecco, le potenzialità della LIM, anzi la trovo un ostacolo perché da professore di filosofia, sapete, aprivo i testi classici di filosofia, ricordo addirittura che ho cominciato in un liceo linguistico e ho detto oh, vabbè, voi fate tedesco, che cosa bella, adesso possiamo leggere Kant in originale. E potete solo immaginare diciamo, l'effetto di questa didattica, cioè nullo. E mi sono trovato in grandissima difficoltà. E da allora ho cominciato a cercare un'altra strada. Quale strada ho imboccato? Ovviamente poi sono diventato anche un po' famoso per questa strada, cioè quello dell'utilizzo delle serie TV. Perché utilizzare le serie TV? E presto detto, perché era la cosa per me più semplice da utilizzare, essendomi occupato di serie TV all'Accademia di Belle Arti. Perché, ecco, da professore di estetica, adesso sono ritornato, lo dico anche per tranquillizzare chi mi sta seguendo, scherzo, sono ritornato proprio l'anno scorso all'Accademia di Belle Arti Lecce, quindi come possa essere interpretata questo ritorno, però sono ritornato e in questa parentesi di 5 anni a scuola, vi dicevo, ho utilizzato proprio le serie TV perché da studioso di filosofia
io mi sono occupato per diversi anni delle varie forme d'arte. Tra queste forme d'arte, per me erano diventate rilevanti da un punto di vista filosofico le serie TV, perché in realtà non mi inventavo niente, erano state le serie TV a stuzzicarmi. Infatti, come potete vedere da questa immagine, è un fotogramma tratto da una serie TV che presto è diventata di culto, soprattutto per la sua prima stagione, True Detective, e che aveva una caratteristica. Questa serie TV è diventata famosa, è stata seguita non tanto per la trama, era una trama abbastanza schifosa, non tanto per le qualità, sì, cioè abbiamo una qualità attoriale rilevante come quella di Matthew McConaughey, altro co-protagonista, ma sicuramente gli altri attori non erano grandi. Insomma, una serie che aveva molti difetti, aveva buchi di sceneggiatura, eccetera, però aveva una caratteristica. Il personaggio in questione, Rascal, detective, ecco, faceva abbastanza uso e abuso di filosofia. Dice ovviamente che si sia ispirato l'autore Nick Pizzolatto a questo autore molto suggestivo, Thomas Ligotti. Ma in realtà la caratura di questo stile del nostro Rascal, del nostro investigatore, è una caratura tutta filosofica. Anzi, quando nella serie ci sono due detective che poi vanno a interrogare il nostro detective per ovviamente motivi narrativi e doppi a dirvi, loro cominciano a fare attenzione. Tra l'altro nella serie si vede proprio che sgranano gli occhi nel momento in cui Rascal comincia a tirare fuori la sua teoria filosofica. Quella era magari il momento per dire: aspetta, questo sta fuori di testa. In realtà, no, i due intervistatori, gli altri due detective che gli fanno l'interrogatorio, dicono: ah, con gli occhi, ovviamente, sta dicendo una cosa interessantissima. E che cosa sta dicendo? Sta dicendo una. Sta ovviamente mixando un po' di filosofia, abusando, tra virgolette, il discorso filosofico, ma la sua teoria è una teoria che nega il tempo, è una teoria che ovviamente fa riferimento a sfere, cerchio piatto, insomma qualcosa che aveva a che fare con la filosofia presocratica. Lui si dichiara un pessimista convinto, il suo discorso sembra un po' quello di Nietzsche, ma come vedete tra l'altro dal fotogramma, all'interno stesso della serie si capisce che con Nietzsche non c'ha molto a che fare. Infatti, quando l'altro, l'antagonista, comincia a dire qualcosa che assomiglia al discorso dello Zarathustra, lui dice: ecco, come vedete nel fotogramma in inglese, dice: ascolta Nietzsche, chiudi quella cazzo di bocca. E insomma, questo per dire che le serie TV utilizzavano, cominciavano a utilizzare come principio attivo della filosofia o comunque un discorso filosofico esplicito e implicito. C'è addirittura una serie di culto che diciamo è la prima serie filosofica delle nuove serie TV, che adesso qua potete vedere nel nuovo fotogramma, e sto parlando ovviamente di Lost, che faceva la stessa operazione. Andata in onda qualche anno prima, è stata davvero la serie di culto degli anni 10, degli anni 2000, e fece un'operazione ancora più complessa. Non si trattava solo di integrare un po' il discorso filosofico, ma di costruire una vera e propria serie filosofica, un philosophical drama, possiamo dire, che è stato poi anche definito, e che aveva più di un riferimento alla filosofia. Alcuni personaggi avevano nomi e cognomi di filosofi. C'era per esempio John Locke, che però non aveva quasi niente a che fare col vero John Locke. Allora il problema era come mai queste serie cominciavano a utilizzare il discorso filosofico come principio attivo e a giocare con i filosofi. Per esempio, nell'immagine che vedete c'è un testo di Dickens nella foto parlando di un prodotto seriale diverso dalle altre serie TV, e inglobava, integrava filosofia. Quindi io, da studioso di fenomeni artistici e estetici, mi sono concentrato proprio su queste serie TV, le cosiddette nuove serie TV, che per me avevano una caratteristica, cioè facevano saltare
l'impianto classico che funzionava della poetica di Aristotele. In pratica, la formula della poetica di Aristotele è stata usata da tutta la sceneggiatura di Hollywood, sostanzialmente. Consciamente o inconsciamente, il riferimento alla poetica, la formula, diciamo, della poetica è stata sempre impiegata, non solo ovviamente per i blockbuster, ma anche per i romanzi di successo, per i videogiochi. I principi di Aristotele sono stati più o meno sempre rispettati. Ecco, questa nuova serialità aveva questa caratteristica, cioè faceva saltare lo schema della poetica e tuttavia funzionava. Questa era la cosa che mi sorprendeva, cioè violava alcune delle regole storiche, quindi non era proprio anti-aristotelica, però sicuramente una cosa interessante la faceva. Per esempio, Aristotele, da filosofo, questa è una cosa strana, diceva che una narrazione funziona se tiene il cosiddetto logos a basso volume, cioè il logos, il ragionamento all'interno di una narrazione non deve essere esagerato. La prima cosa che ci deve essere, che deve funzionare, è l'unità della trama, scandita secondo i famosi momenti della paura, della pietà, della catarsi, deve funzionare in un certo modo, insomma la trama è l'elemento più importante. E poi, a secondo posto, ci deve essere un personaggio che non deve essere moralmente deprecabile. Al terzo e al quarto posto c'erano ovviamente l'espressione linguistica, il pensiero, le riflessioni che venivano fatte all'interno di una narrazione. Ecco, per Aristotele questi elementi dovevano essere al terzo, al quarto posto, addirittura la scena visiva non doveva essere così importante. Una buona narrazione è tale se funziona anche senza nessun elemento scenografico, di, ecco, visione. E invece le nuove serie TV giocavano su tutti gli altri aspetti secondari, le facevano arrivare a un posto quasi primario. Per esempio, per la già citata True Detective, la sigla, che di solito è un elemento accessorio di una serie, diventò presto famosissima. La sigla di True Detective della prima stagione è un perfetto videoclip, è un videoclip di alto livello per fattura e per qualità musicale. E anche nelle altre stagioni le sigle sono state altrettanto capolavori. Che cosa volevo quindi sottolineare? Come una struttura narrativa delle nuove serie TV non dovesse assolutamente funzionare, e invece funzionava, come la famosa battuta a proposito del calabrone: secondo i principi, ecco, aerodinamici non dovrebbe volare, ma lui non lo sa e quindi va avanti lo stesso. In realtà gli sceneggiatori delle serie TV sapevano che stavano azzardando qualcosa. J.J. Abrams è uno che, da questo punto di vista, nei suoi primi lavori ha sempre sperimentato. E a me colpiva proprio l'utilizzo della serie TV come potenziale di culto per generare lavori tipo Lost, True Detective o, ecco, un'altra immagine che vi faccio vedere, perché per me è stata fondamentale. Black Mirror, che pur non facendo riferimento esplicito ovviamente alla filosofia classica, in modo particolare a Platone, ne integrava tutte le problematiche in relazione alla tecnologia. Platone, a tutta la riflessione di Platone è diretta soprattutto alle imitazioni attraverso le immagini, cloni, tra virgolette. Il modo attraverso il quale noi registriamo la nostra anima, i nostri ricordi, in che modo tutte le nostre tecnologie possono creare una società più giusta o ingiusta. E Platone lo faceva con la scrittura, con le tecnologie dell'epoca, ma sostanzialmente noi troviamo la stessa domanda. Anzi, Black Mirror è una serie filosofica a tutti gli effetti, proprio perché, come altre serie che l'hanno preceduta, come Fine della realtà, eccetera, eccetera, gioca proprio sulla domanda, la questione posta a ogni episodio. Ecco, queste erano serie che io avevo studiato come filosofo, quindi avevo pubblicato nelle riviste di autore, avevo pubblicato, ecco, testi accademici, anche per i miei corsi che documentavano le ricerche dei miei studenti all'Accademia di Belle Arti di Lecce. Quando mi licenzio, che cosa succede? Succede che all'inizio io
rimuovo tutta questa parte, rimuovo tutti questi studi e comincio a pensare che a scuola, insomma, dovessero fare i fondamenti, quindi seguire il manuale, approfondire il testo classico, fare un po' le basi. Queste magari possono essere degli elementi tecnici che potevano interessare gli specialisti. Magari, ecco, io all'inizio quando arrivavo a scuola pensavo di non interessare i ragazzi, proprio perché dicevo, sì, i ragazzi vedono le serie TV, ai ragazzi piacciono le serie TV, però magari una riflessione tecnica, filosofica, sul ruolo estetico oggi nelle serie TV forse li annoia un pochino. E quindi io ho rimosso tutto il bagaglio accademico che avevo in atto, libri, eccetera, eccetera, e quindi in pieno sconforto mi sono dato anima e corpo alla scuola all'inizio con scarso successo. E in realtà poi ho cominciato a unire più cose, a mettere i cosiddetti tasselli in ordine, e ho cominciato a capire che forse si potevano tenere insieme molte cose, anche perché mi trovavo in un contesto storico, una situazione storica dove social e l'uso del cellulare compulsivo aveva preso il sopravvento. E un altro aspetto che avevo studiato insieme alle serie TV da accademico erano stati proprio i social network, l'evoluzione dei social network e il modo in cui interagivano con il nostro modo di esibirci. Io, tra virgolette, sono uno studioso dei modi di esposizione, io mi dedico sostanzialmente a questo da accademico, i modi in cui noi ci esponiamo. E quindi un po' con le serie TV, un po' con i social network e all'arte contemporanea, ecco, erano stati questi i campi, insieme alle modificazioni corporee attraverso la chirurgia estetica, insomma, tutti i modi di esposizione possibili, me l'hai rimesso a studiare. E in particolare mi ero concentrato proprio negli ultimi anni, oltre che sulle serie TV, sulle implicazioni estetiche di costruzione dell'identità di social network, come un testo mio del 2012 chiamava proprio così. Tra l'altro l'hanno copiato il titolo, no, non come testo, ma come evento, poi hanno fatto anche un testo. Tanto l'editore La Terza, Il mondo dopo la fine del mondo, però ovviamente relativo all'esperienza della pandemia che c'è stato, però la locandina era gialla come il libro, quindi hanno copiato il titolo e hanno copiato pure la locandina dell'evento che poi è diventato un libro, ma il sottotitolo del mio libro era ovviamente differente. Il titolo era Il mondo dopo la fine del mondo, il sottotitolo era Facebook, l'arte contemporanea e la filosofia. Perché per me c'era questa sorta di contesa mediale tra il modo di esposizione dell'arte contemporanea e il modo di esposizione di quello che si è della propria rete relazionale attraverso social network come Facebook. E addirittura per me un fenomeno decisivo era stato il crollo delle Torri Gemelle del 2011. In questo testo io partivo proprio da questo evento, quindi giustamente da questo evento, cosa c'entra con la perché poi quando ho deciso di utilizzare i miei studi sulle serie TV, l'ho fatto proprio tenendo conto di quello che secondo me comportava essere su Facebook, essere sui social dei ragazzi. I ragazzi erano abituati, oggi noi siamo abituati attraverso i social a un uso identitario. Ecco, anche questo ambiente ci sembra un po' l'ambiente di Craft, ci sembra un po' straniante perché ha a che fare con una trasformazione della nostra identità attraverso gli avatar. Pensate che con Facebook e altri usi social la cultura dell'avatar è venuta un po' meno perché si è preferita la possibilità dell'identificazione di massa. Facebook rispetto agli altri social per la prima volta ha portato così alla ribalta la possibilità di un'identificazione di massa potentissima. Oggi noi sappiamo tantissimo le persone, possiamo sapere, possiamo raggiungere determinate informazioni di determinate persone proprio attraverso questa svolta identitaria, attraverso
che hanno avuto i social e che l'hanno avuta proprio a partire da questo evento importantissimo per me dal punto di vista mediale, cioè il crollo delle Twin Towers, perché ovviamente per me, oltre al fatto enorme dal punto di vista geopolitico e storico, c'era una bella contesa mediale all'opera. Si è disputato per me un vero e proprio match tra vecchi e nuovi media, con la vittoria questa volta di, beh, non dico niente di nuovo a chi si occupa di media, di cultura mediale, però sto un po' riassumendo il mio studio, da dove sono partito, perché poi a scuola con ragazzi venuti a fare un social network identitario ho deciso di utilizzare proprio le serie TV, le nuove serie TV. Perché qui nel 2001 si gioca una partita fondamentale. Un vecchio medium, la televisione, vince alla meglio su un nuovissimo medium che dà le potenzialità enormi come il web. Perché tutti abbiamo visto il crollo delle 12 gemelle in diretta televisiva. Questo medium semimorto della televisione doveva essere più o meno messo KO al web. In realtà il web da qui nesce malissimo, perché viene, mentre ci sono altri sconfitti come l'arte contemporanea, il cinema. Infatti si dice che delle loro gemelle sono varie affermazioni. La più famosa è quella di Stockhausen, che dice: questa è la più grande opera d'arte contemporanea. Dopo questo non ha più senso scioccare con l'arte contemporanea, più shock del genere non esiste. Ecco, un'affermazione fu ovviamente discussa, e Stockhausen si vide annullare molti concerti subito dopo. Un'affermazione un po' stupida la sua, però sintomatica di quello che ormai l'arte contemporanea non riusciva a fare più. Quindi, dal punto di vista mediale, una diretta televisiva dei Dottori Gemelli è stata più forte di ogni opera d'arte contemporanea, e nello stesso tempo, si dice, più spettacolare di qualsiasi film hollywoodiano. Quindi l'altro sconfitto è il cinema hollywoodiano. Ma c'è lo sconfittissimo, che è il web, la rete, perché cominciò a dirsi che gli attentatori avevano utilizzato la rete, e il fatto che attraverso la rete, ecco, potevano agire in anonimato, cambiando le loro identità, eccetera, eccetera. Io ricordo poco dopo le Torri Gemelle entrare in un internet caffè, tu dovevi fornire la tessera d'identità, dovevi dare tutte le tue gli estremi, eccetera, proprio perché qualcosa era cambiato a partire dalle Torri Gemelle. Si doveva in un certo senso identificare chi navigava in rete. Questo ha permesso poi, subito dopo, svolta identitaria dei social, che reagiscono a questa sconfitta mediale in un modo fortissimo. Infatti, con Facebook dal 2004 in poi, i social hanno questa virata identitaria e, da un punto di vista estetico, minimale. Pensate solo a cos'era MySpace prima di Facebook, e ognuno se lo organizzava come voleva, dal punto di vista anche estetico, della pagina, eccetera. Molto confusionario MySpace. Facebook è minimale, ha tutti i dettagli estetici di una carta d'identità, cioè riduce al minimo gli elementi grafici per invece validare le informazioni che noi mettiamo. Io posso segnalare oggi, se qualcuno mi sembra aspetto, il furto di identità oggi in rete è una cosa solo di 20 anni fa impensabile, proprio perché i social, e un social come Facebook, aveva portato all'interno del web la possibilità di un'identificazione di massa, una cosa importantissima che rendeva adesso i social estremamente appetibili e grandi traghettatori degli utenti sul web. Prima il web non era così popolato, nessuno utilizzava il web come lo utilizziamo noi, non si era on life come oggi, sono parecchi studi, ma si contava perfino il minuto online, proprio perché era molto difficile stare online. Si temevano, si temono ancora oggi, per carità, truffe e controtruffe, però l'idea che uno non finga più di tanto, oppure se lo fa è deprecabile, mentre prima
aveva la possibilità attraverso l'avatar di essere qualsiasi cosa. Ecco, Facebook del web della prima ora, sostanzialmente, che però fornisce un elemento importantissimo, potentissimo da un punto di vista sociale, perché garantisce quella hi-fi, quella high fidelity, alta fedeltà verso un medium che ce lo rende subito caro e preferibile. Se il medium di comunicazione, ecco, è sicuro, allora diventa qualcosa di estremamente potente. Invece, che cosa succede dall'altra parte? I due sconfitti che vi dicevo, arte contemporanea e cinema, creano quasi un'alleanza. Quindi, dopo la grande sconfitta, opera della televisione, un po' tutti si danno da fare. I social, il web diventa un web identitario. Da che era il regno del male, pensate solo che Al Qaeda veniva definita, ecco, tutta l'organizzazione terroristica aveva l'appellativo di un'organizzazione a rete, la rete di Al Qaeda. Proprio per individuare il medium cattivo, il cattivo per eccellenza era un cattivo che attraverso la rete, perché attraverso la rete ti potevi nascondere, potevi fingere di essere qualcun altro. Pensate solo a un film come Avatar. Qual è la tesi di quel film? È che l'avatar deve essere abbandonato sostanzialmente, non puoi stare con due piedi in una scarpa, non devi più fingere. E Facebook per tanti anni ha fatto questo dal punto di vista persuasivo, cercato di farci affezionare in rete al nome di confessione. E vi dicevo, mentre i social evolvono, la rete evolve in questo senso, arte contemporanea e cinema che fanno? Stanno a guardare? No, viene prodotto sempre di più una sorta di ibrido. In che senso? Che il prodotto che adesso che viene covato all'interno della televisione, poi oggi lo sappiamo. Se ne smarca anche un poco, cioè la serialità televisiva oggi definirlo un prodotto di televisivo è improprio, un prodotto che gira su diversi media, è diventato autonomo come medium stesso narrativo e ha delle caratteristiche che ricordano sia il cinema hollywoodiano sia l'arte contemporanea, cioè i grandi sconfitti. Infatti, la serie TV si presenta come qualcosa di non ben riconoscibile. Quando uno vede True Detective, quando uno vede Lost, quando uno vede una serie TV, anche diciamo per esempio una molto famosa come questa di Breaking Bad. In Breaking Bad noi troviamo molti riferimenti all'arte contemporanea, addirittura a un'artista importantissima per il New Mexico, Georgia O'Keeffe, ma non sono poche le serie TV che in quegli anni cominciano a fare riferimento all'arte contemporanea, a fare un po' come l'arte contemporanea, cioè a farci riflettere su degli elementi che credevamo scontati, andare avanti e indietro, un po' come il visitatore della mostra che torna indietro su determinati passaggi, che prende determinati elementi, eccetera, eccetera. Insomma, molte nuove serie TV incorporavano proprio questi elementi. L'elemento perturbante dell'arte contemporanea, inquietante dell'arte contemporanea, e la forza del cinema hollywoodiano. Gli attori stessi del cinema hollywoodiano, ho fatto riferimento a True Detective, Matthew McConaughey era proprio, veniva da un Oscar hollywoodiano e fa subito una serie TV cult come True Detective, la sua prima stagione. Oppure molti altri attori oggi scelgono di recitare per serie TV. Abbiamo visto con Kevin Spacey che anche da un punto di vista mediale tramite Netflix hanno lanciato un nuovo modo di fruizione delle serie TV. Ecco, tutto questo era una sorta di mix di quelli che avevano perso con la televisione, cioè l'arte contemporanea e il cinema hollywoodiano. E quindi si presentavano come una sorta di nuovi avversari di cosa? Non tanto della televisione, perché venivano, come dicevo prima, covati all'interno della televisione, ma contro la svolta identitaria, semplificante di molti social network come Instagram o Facebook o Twitter. Sono social network fortemente identitari che riducono le potenzialità espressive, che certificano più che diciamo essere degli amplificatori della comunicazione in senso creativo. Quindi, una volta a scuola, una volta visti i ragazzi che, ecco, non seguivano la mia lezione, ma
erano così intenti a costruire la propria identità sui social, ho detto adesso uso l'avversario contro di loro, l'avversario mediale, cioè utilizzare proprio le nuove serie TV, però facendo che quale operazione? Una sorta di operazione atomica, cioè separando dei componenti che si erano formati all'interno delle serie TV. Come vi dicevo, molta serie, nuova serialità televisiva utilizzava il riferimento alla filosofia. Allora io, da bravo fisico atomico scolastico, cercavo di fare questa operazione di fissione dell'atomo seriale, cioè quello di cominciare a isolare, a separare la filosofia all'interno di queste serie TV, soprattutto quando c'era un riferimento implicito o esplicito. E quindi con un nuovo, ecco, amore per le serie TV che non provavo solo io, l'avevo provato a fare, ecco, nell'immagine che vedete alle mie spalle, avevano provato a fare tante altre persone, utilizzate per esempio in politica. Voi pensate solo a quello che ha fatto Pablo Iglesias col Trono di Spade, una cosa incredibile, cioè lui, ispirandosi al Trono di Spade, ha fondato un partito, cioè ha isolato l'elemento politico notevole, innovativo, che il Trono di Spade portava avanti, una sorta di populismo di sinistra che molti personaggi del Trono di Spade, come quello di Daenerys Targaryen, portava avanti. Ne ha fatto un convegno accademico sul Trono di Spade, addirittura nel 2015, quando Podemos si era già affermato in Spagna, quando il re Felipe incontra i parlamentari eletti al Parlamento europeo, lui gli dà un cofanetto col Trono di Spade, e così davanti al re gli dice: tu, se vuoi capire la politica del tuo paese, ti devi vedere il Trono di Spade. Nel video, che potete vedere anche in rete, si vede questo Felipe, il re Felipe, che guarda Pablo Iglesias, che gli dà questo cofanetto, lo vede e dice: scemo. Non lo dice, ma nello sguardo c'era esattamente questa affermazione. E in realtà Pablo Iglesias aveva utilizzato un po' la serie TV in politica, un po' come io poi ho fatto con la didattica della filosofia in classe. Perché, ecco, aveva fatto un'operazione di questo tipo, cioè aveva separato l'elemento politico all'interno del Trono di Spade, l'aveva utilizzato in politica. Io ho separato l'elemento filosofico all'interno delle nuove serie TV che usavano questo elemento. Quindi la mia operazione non è un'operazione, tra virgolette, artefatta, ma è un'operazione di scissione culturale, cioè di operazione di separazione di determinati contenuti, e come nel caso dell'atomica si genera un'energia potentissima. Io in classe, ecco, come risultato ho una cosa del genere, ho esattamente un'esplosione didattica, perché i ragazzi che avevano amato le nuove serie TV adesso capivano che in realtà, amando quelle serie, avevano amato un po' pure la filosofia. Ecco, loro erano già consumatori, fan di alcune serie, come l'ha già citato Detective, o Breaking Bad, o Lost, o altre serie che poi sono diventate cult per loro, come Black. Quindi io non dovevo fare altro che prendere l'elemento filosofico, ecco, e rigirarlo. È un po' come in questo meme, tra l'altro vorrei fare pure qualche riferimento al meme, perché estetica all'interno dei social molto rilevante. Quindi ho scelto anche di utilizzare i meme nella conferenza stasera per un motivo ben preciso. E ovviamente, che cosa faccio? Comincio a fare didattica della filosofia. Voi potete solo immaginare, all'inizio i colleghi, ma un po' adesso tutti, appena il mio approccio si è diffuso, anche grazie alla pubblicazione con Mondadori della filosofia, che ho spiegato con le serie TV, tutti hanno parlato di banalizzazione, tutti hanno parlato di semplificazione, senza capire in realtà l'operazione che è stata fatta. Adesso che ho illustrato il background accademico di ricerca su queste dimensioni mediali, sulla loro competizione, eccetera, eccetera, capite anche perché è stata fatta un'operazione
di quel tipo, perché ho usato le serie TV, non le ho usate a caso, e perché veicolare la filosofia in questo modo, da un punto di vista affettivo e mediale, è tutt'altra storia. Quindi non si tratta di fare l'esempio della filosofia attraverso la serie TV, cioè non si tratta di fare un pur valido esercizio di metafore, eccetera. No, si tratta proprio di prendere gli elementi delle loro serie di culto e di far vedere che quegli elementi, gli elementi trainante, alla millesima foto, che giustamente vince il litografato, ha ragione Giuseppe, e confermo. E vi dicevo, con l'operazione fatta, in realtà bisogna calarla nel contesto classe. Voi immaginate dei ragazzi che si aspettavano di nuovo che il loro professore aprisse il libro di filosofia di Kant in tedesco, e si sono trovati invece con la lima accesa con Breaking Bad, Hegel o Platone, Black Mirror o Machiavelli e Trono di Spade o Kant, Hume e Locke su Lost. Quindi per loro è stata un'esperienza straniante. All'inizio, ecco, così sono un po' scioccati, ma poi subito mi seguono con grande entusiasmo, perché riproporre in questo modo i contenuti della filosofia significava sottrarli all'identitario del social network, del social media, e esplorare varie connessioni, varie mescolanze, che poi è quello che abbiamo fatto per tutti i 5 anni. Noi ci siamo divertiti a fare esattamente delle cose che si potevano fare con le serie TV, per esempio esperienze trasmediali. Da questo punto di vista, le nuove serie TV rendevano possibile questo, come lo rendeva possibile già l'arte contemporanea. In realtà, ecco, un altro nucleo che ho cercato di isolare sono state le strategie artistiche, che ricordavano non poco quella di qualche arte contemporanea. Quindi con le serie TV abbiamo fatto davvero tantissimo, ci siamo divertiti non poco, oltre a incontrare i nostri beniamini filosofici in un'altra veste. Cosa interessante è che, facendo un po' il calcolo delle valenze di una serie TV, utilizzo il gergo della chimica, si potevano vedere altri tipi di legami. Per esempio, con alcuni colleghi abbiamo visto i legami con la letteratura o con la storia inglese, oppure con i riferimenti, ecco, all'arte contemporanea, oppure alla matematica, alla chimica, eccetera. Ecco, si poteva utilizzare questo schema, cioè le serie TV diventavano per me una sorta di cavallo di Troia, e tutti gli elementi che le serie TV prendevano come principi attivi si potevano usare per essere veicolati, come nel meme che vedete proiettato, per così fare breccia nell'attenzione degli studenti. In pratica bisognava per me vincere una partita che era quella dell'attenzione, del coinvolgimento, e penso di esserci riuscito, perché i ragazzi hanno non solo migliorato le loro performance. Io, tra l'altro, fui assegnato, come in ogni storia del nuovo arrivato che si rispetti, alle classi peggiori. Figuratevi, io pensavo di insegnare in un liceo classico, e quando mi diede, il mio preside mi disse: "No, ma tu puoi insegnare, devi insegnare il liceo delle scienze umane, lo stesso plesso con i vari indirizzi, vari indirizzi. Io ci rimasi malissimo, perché per me le scienze umane non era il liceo classico, fare filosofia lì non era come fare filosofia al liceo classico. E vi posso assicurare che in realtà con questo metodo i ragazzi hanno reso tantissimo, anche in termini di performance ai cosiddetti certamen Brugnano, Vichiano, eccetera, eccetera, ma soprattutto in termini di iscrizioni, perché il coinvolgimento dei ragazzi in discipline totale, che poi abbiamo aumentato anche il numero degli iscritti e ovviamente dei riconoscimenti a partire da questo modo di coinvolgere i ragazzi. Quindi non utilizzare semplicemente serie TV, riferimento alla cultura di massa, così come metafore volanti attaccate un po' in modo artefatto, ma utilizzando proprio quegli elementi che servivano a queste serie, a queste
prodotti della cultura pop per essere i prodotti di culto che sono diventati. La mia operazione è esattamente come ve l'ho spiegato, cioè fare separare quegli elementi che c'erano, che si trovavano proprio all'interno delle serie TV. Sto cercando di cliccare. Ok, è andata. E quindi le cose sono andate benissimo. Questa che adesso vedrete sono una serie di illustrazioni che sono state fatte da un mio ex allievo dell'Accademia, Francesco Morrone, proprio per esemplificare l'operazione fatta con il libretto rosso, a filosofia spiegata con le serie TV. Qui si incontrano Hegel e Walter White per dire all'avvocato serie. Breaking Bad, Saul Goodman, abbiamo un nuovo prodotto da vendere, un nuovo legame, un mix di filosofia e di serie TV, un legame potentissimo. Esattamente questo che io cercavo di fare. Come in Breaking Bad si costruiva una droga purissima, potentissima, io cercavo di fare esattamente una cosa del genere, una sorta di farmacon culturale che poteva essere molto attraente per i ragazzi e che quindi cominciavano a consumare filosofia in un modo quasi dipendente. È stato un grande risultato questo tipo di dipendenza buona. Ecco, io non sono tra quelli che dicono le dipendenze vanno tutte eliminate. No, ci sono delle dipendenze estremamente. Tra le altre cose, la filosofia, dobbiamo stare proprio al modo col quale funziona la logica, è la scienza delle dipendenze. Quando noi ascoltiamo un ragionamento, il fatto di seguire un determinato ragionamento significa che noi ne siamo diventati in un certo senso dipendenti, attaccati a quel modo di pensare. Vabbè, ma questo discorso è ampio e lungo e non lo voglio approfondire qui. Faccio vedere qualche altro riferimento, qualche altra illustrazione. Allievo, è stato molto gentile. Ecco, qui c'è Machiavelli che stringe il libro, la come TV, con le serie TV, e che fa riferimento negli stendardi a due grandi serie, nuove serie televisive, cioè Il Trono di Spade e Westworld, che fanno un esplicito riferimento a Machiavelli e sono una riflessione attraverso il mezzo della serialità televisiva sul potere e anche sul potere più contemporaneo, come quello algoritmico. Ebbene, in Westworld alcuni episodi hanno il titolo, per esempio, Virtù e Fortuna, esplicito a Machiavelli, e nel Trono di Spade il suo stesso creatore della serie, Martin, ha più volte omaggiato il principe di Machiavelli, Machiavelli stesso, addirittura alcune evoluzioni nella storia di Game of Thrones fanno riferimento al principe di Machiavelli. Per me, creare questo legame tra serie TV e Machiavelli, in questo caso, è stato davvero forte, importante per motivare in modo i ragazzi con disciplina. Però vi dicevo, poi negli anni abbiamo esteso l'approccio anche ad altre discipline, come matematica, chimica, fisica, letteratura inglese, letteratura italiana, latino. E qui c'è un Hobbes che guarda Westworld proprio perché quando si parla di potere non c'è solo in discussione la filosofia di Machiavelli, ma anche quella del grande Thomas Hobbes, che qui è appassionato della serie TV Westworld, e gli piace particolarmente perché è quasi esattamente il suo modello di potere. Qui, ecco qua, abbiamo, come vi dicevo, gli altri testi che sono venuti dopo la filosofia di creato con le serie TV e che sono scritti in stile prequel e sequel. Si racconta un po' come sono nata l'esperienza di creato con le serie TV attraverso il Trono di Spade o come è proseguita attraverso poi l'indagine sugli anni 80, perché se ci fate caso, molte serie TV di ultima generazione hanno un focus quasi specifico sugli anni 80, serie come Stranger Things, Dark, persino la
la docuserie di qualche giorno fa, dedicata a San Patrignano, ha una spia sugli anni Ottanta. Ecco, la nuova serialità oggi ha una sorta di focus sugli anni Ottanta per un motivo mediale, storico-mediale ben preciso, perché, come sostengo anche nel libretto dedicato agli anni Ottanta, tutto quello che abbiamo oggi in termini sia politici, sia economici, sia culturali, viene da una cesura rappresentata dagli anni Ottanta, potentissima. Potentissima, però, non l'abbiamo mai indagata bene perché abbiamo sempre pensato agli anni Ottanta con grande superficialità. A molti intellettuali, quando hanno parlato degli anni Ottanta, filosofi, storici, eccetera, ne hanno parlato sempre come gli anni del declino, gli anni del tasso, perché li si guardava da una prospettiva storico-teologica ben. In realtà gli anni Ottanta sono stati un inizio totale, da un punto di vista sia climatico, sia catastrofico, in senso ecologico, sia politico. Gli anni Ottanta sono stati un grandissimo laboratorio di novità da questo punto di vista, e per me fare una riflessione sugli anni Ottanta a partire dalle nuove serie TV con la filosofia, ecco, portare avanti il progetto della filosofia spiegata con le serie TV. Invece il Trono di Spade fa capire un po' come è nata la filosofia spiegata con le serie TV e il mio passaggio dall'Accademia alla scuola è tornato. Io mi fermerei qui, se per te va bene, Giuseppe. Sì, io ho due domande e mezzo. Vai. Dopodiché, nel frattempo, cominciamo a raccogliere in chat le domande del pubblico, se ne hanno, e vediamo che ci dicono. La prima è, vabbè, ok, Martin, con quel suo capriccio folle di farti appassionare a un personaggio e poi fartelo morire subito, che è una cosa molto eccentrica nella storia della, come dicevi tu, nella logica di Aristotele, no? Sì. Vorrei che tu ci raccontassi un po' meglio sia il libro, e qui sono le due domande e mezzo, sia il libro sul Trono di Spade, sia il libro con la cassettina. Fantastica copertina con la cassettina anni 80 per noi che ci siamo stati, che ci raccontassi un po' meglio e poi nel frattempo raccogliamo le domande in chat e vediamo come rispondere. Allora, parto subito. Mi senti? Ok, Sì, tanto sì, perfetto. parto subito da Martin e da riferimento alla morte, perché questa è una bella differenza tra serie e la saga letteraria. Perché in realtà la saga letteraria, che aveva già questa caratteristica, cioè di tornare a una narrazione arcaica, epica, proprio attraverso l'uso della morte, che non troviamo più nella narrazione borghese del romanzo, e in realtà con la serie TV è stato accentuato questo aspetto. Infatti, chi conosce la saga letteraria sa che alcuni personaggi muoiono un po' dopo, mentre invece nella serie muoiono un po' prima. Quindi la serie ha accentuato questo aspetto epico di Martin, proprio come elemento arcaico rispetto a già una narrazione aristotelica.